Buongiorno a tutti, sono Sara Costantino, psicologa psicoterapeuta presso l'Istituto Clinico Interuniversitario. L'ICI è un centro che si occupa di disturbi del neurosviluppo e all'interno dell'istituto mi occupo principalmente del trattamento di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo che ha esordio nei primi anni di vita. È caratterizzato da un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e attività. E un altro aspetto che caratterizza le persone con autismo è la compromissione qualitativa delle interazioni sociali e della comunicazione, che se non adeguatamente affrontate possono portare ad isolamento ed emarginazione. Si tratta dunque di deficit nella reciprocità socio-emotiva, deficit nei comportamenti comunicativi non verbali delle interazioni sociali, come ad esempio ammiccamenti, postura, e deficit nello sviluppo e mantenimento di relazioni appropriate. Spesso alcuni comportamenti dei ragazzi con autismo possono risultare bizzarri agli occhi degli altri, e a volte si tende a pensare che questi adolescenti siano introversi, sfuggevoli e disinteressati al mondo esterno. In realtà, gli adolescenti con autismo hanno un gran bisogno di stare con gli altri, solo che hanno difficoltà a codificare i comportamenti comunicativi e le emozioni degli altri, quindi è importante capire che non manca la volontà, non manca il desiderio, non manca il bisogno di stare in relazione con l'altro. Quello che manca è lo sviluppo delle abilità sociali, che in genere vengono apprese spontaneamente. Tuttavia, con interventi specifici, queste abilità, che tipicamente si declinano in abilità comunicative, per esempio il saluto, l'adeguatezza dei commenti, abilità di interazione, per esempio il contatto oculare, il rispetto della distanza sociale, abilità funzionali degli strumenti, l'uso dell'orologio, l'uso del denaro, abilità comportamentali e così via, possono essere apprese dalle persone con autismo. Ma come sviluppare dunque queste abilità? In primo luogo, occorre fare una valutazione delle competenze iniziali. Occorre tenere presente eventuali altri fattori che possono influire sull'intervento e sulla base delle competenze si valuta se effettuare un intervento di gruppo o individuale o una combinazione di entrambi. Si definiscono quindi gli obiettivi prima e le metodologie e le strategie dopo. Esistono diverse strategie che, in base agli obiettivi e alla specificità dell'individuo, possono essere utilizzate. Ad esempio, il modeling, ovvero l'apprendimento attraverso l'osservazione di un comportamento adeguato, il role playing, ovvero l'apprendimento di un comportamento attraverso la simulazione di una particolare circostanza, la task analysis, ovvero la scomposizione di un compito in attività più semplici, e le storie sociali, che sono dei brevi racconti scritti per aiutare i ragazzi con autismo a comprendere il proprio mondo e i comportamenti adeguati. Tutte queste strategie, ve ne ho elencate alcune tra le tante, possono essere utili per aiutare i ragazzi con autismo a sperimentare ed apprendere le abilità e le regole indispensabili per entrare in relazione positiva con gli altri. Ogni percorso, però, per essere davvero efficiente, deve essere condiviso innanzitutto dall'ambiente che circonda i ragazzi con autismo. La famiglia, la scuola, il contesto sociale sono fondamentali. E un buon intervento è costituito anche da tutto ciò che serve per rendere il ragazzo più autonomo possibile, costruendo percorsi di inserimento nella comunità in cui vive. Perché gli adolescenti autistici, come tutti gli adolescenti, hanno la necessità di staccarsi dal nucleo familiare, pur avendolo come riferimento, la necessità di avere delle amicizie e dei luoghi in cui si possono divertire e coltivare i propri interessi. È importante dunque insegnare alle persone con autismo le abilità sociali per interagire con il mondo, ma è altrettanto importante trasmettere a tutti l'importanza di comprendere il mondo delle persone con autismo.